Pazzesco, pazzesco al Pala Serra di Migni, ragazzi. Mamma mia, è appena finita gara 3 dei playoff fra Milano e Sassari, ragazzi. Pazzesco, Renato Pozzecco, Conti, sì, Renato, che cazzo dico, ragazzi. Gianmarco Pozzecco, mamma mia, fa adesso la faccia del Superman, mamma mia, che prestazione. Ancora una volta per Milano è fatale l'overtime. Dopo un primo quarto dove si è messo in gran mostra Smith, mamma mia, le continue celebrazioni per Pozzecco, per quello che sta facendo, per l'Eurocup vinta, ragazzi. E adesso è la prima finalista di questo campionato 2018-19 di basket italiano, mamma mia. Mamma mia, che squadra, che squadra. Oggi si è vista la differenza fra una squadra nervosa e una squadra invece che voleva vincere. 26 su 35 tiri liberi per Sassari, 16 17 per l'Exchange, 23 45 tiri da 2, eccetera eccetera. Poi sono sparite le cose. Mamma mia, che cosa veramente. Adesso all'intervista Gianmarco Pozzecco, però mamma mia, veramente fantastico questo Sassari. Milano che è stato tenuto a galla in particolar modo da Nannali e da Jones. E poi invece per quanto riguarda Sassari, ottima prova, oltre che di Smith, anche del grandissimo Sean Thomas, ragazzi. Mamma mia, Pozzecco è veramente impazzito. È stata bellissima la scena, mi pare nel secondo quarto o nel primo, non mi ricordo. Comunque, rimessa in campo di Milano. Arriva Marco Spissu, fa un ottimo recupero, quindi palla recuperata da Sassari sotto gli occhi di Pozzecco. Pozzecco, il pallone è riuscito, no? Entra in campo, prende e bacia Marco Spissu. È stata una scena bellissima. Sintomo che comunque c'è una grande simbiosi fra la squadra, l'allenatore e comunque anche i tifosi. Ora ci sono Polonara, Pierre che stanno praticamente. Mamma mia, oddio, Pozzecco ha appena dato un bacio al telecronista della Rai. Davvero uno show, ragazzi, uno show. E domani scoprire. Ah, beh, domani non è decisiva perché la serie è sull'1-1. Comunque, domani si gioca a Venezia la partita fra Lumana e Lavanoli. Quindi, sicuramente parte in vantaggio comunque la Venezia perché ora ha due partite in casa da giocare. Mamma mia, Pozzecco, cosa sta a fare? Comunque, tornando a parlare della partita. Partita che si è risolta all'overtime. Ora il punteggio non me lo ricordo, però mi ricordo che sono andati sull'89-89 all'overtime. Dopo che nel secondo quarto, comunque, la squadra allenata da Pianigiani aveva recuperato il gap con Sassari. Terzo quarto che l'hanno fatto tutto punto a punto. E poi il quarto quarto aveva un po' avanzato Sassari, però negli ultimi minuti Sassari non l'ha chiusa ed è arrivato il pareggio. Poi all'overtime non c'è stata storia, ragazzi. Una delusione naturalmente per Pianigiani uscire così 3-0. E vedremo, ragazzi. Appuntamenti alle semifinali, domani gara 3 fra Reyer, Venezia e Cremona. E noi ci saremo a commentarla. Like, mi piace, iscrizione e ci vediamo a un prossimo video.